ci siamo, qui alla Berlinale, la grande serata di gala dell'apertura. A Potsdamer Platz, davanti al Palazzo del Festival, dietro di me come vedete il tappeto rosso delle auto, di fronte il palazzo illuminato e tutta la stampa qui riunita ad aspettare gli arrivi sul tappeto rosso. La premiere è anche quella di My Salinger Year, che è stato presentato oggi in conferenza stampa alla presenza della grande Sigourney Weaver. Apertura alla grande della Berlinale 2020 in una data palindroma e nel segno letterario. My Salinger Year, che inaugura la Berlinale Special Gala, racconta il mondo dell'editoria di New York negli anni 90 con umorismo e dolcezza. Uscirà in Italia distribuito da Academy Chu e consacra, con plauso della critica che lo ha applaudito in proiezione stampa, il talento, l'ironia, il sentimentalismo, l'emotività di Philippe Falardeau, il regista candidato all'Oscar per Monsieur Lazare. It's always you never plan these things in advance, and when I read her books, something started to take shape inside of me, and I thought this could be my next film. First of all, because the book is beautiful, it's so funny. You know what they say about the book, eh? It's always better than the film. In this case, it's true. Porta Berlino una star internazionale, un'icona degli anni Ottanta incastonata nel culto eterno di Alien. Sigourney Weaver è la donna del cinema che vola più in alto di ogni quota rosa e che disarma tutti noi con charme, intelligenza, carisma e argomentazioni. He trusts his actors and he doesn't really try to direct a moment, but I think because we've done most of the film by then, that we just sort of let the characters figure it out and we just got out of their way and whatever you saw just sort of happened. We didn't discuss it. La Weaver nel film è Margaret, un'agente letteraria della Grande Mela alle dipendenze della quale lavora Joanna, assistente ed aspirante poetessa, il cui lavoro è rispondere all'email dell'autore di culto Salinger, punta di diamante dell'agenzia. Istintivamente incomincia a personalizzare le lettere. I risultati sono sia divertenti che toccanti, mentre Joanna, usando la voce del grande scrittore, comincia a scoprire la sua. I giovani protagonisti sono deliziosi, Margaret Qualley è semplicemente strepitosa nel ruolo di Joanna e con la Berlinale corona un'escalation sorprendente dopo i recenti Foss Verdone, Seberg e Once Upon a Time in Hollywood con Tarantino. Il talentuoso protagonista maschile è Douglas Booth, visto in The Dirt. L'attore modello inglese infiamma il cuore delle giovani fans e regala un tocco fashion alla cerimonia inaugurale. Entusiasta il direttore Carlo Chatrian, una storia di passaggio all'età adulta che ha la freschezza della prospettiva della protagonista, ma non è affatto naif. Ci sono gli anni 90 che il regista ci presenta con tratto morbido e brillante, ma non dimentica il XXI secolo in cui viviamo e il ruolo unificante che l'arte gioca nelle nostre vite. Sono emozionato che My Salinger Year apra la Berlinale, ha dichiarato il regista che esordì qui la prima volta nel 2009 nella Berlinale Generation Section vincendo due premi. La nostra premiere mondiale non poteva essere migliore. Nel passato la Berlinale ha dato il via alle danze con film meravigliosi di registi già consolidati. Inutile dire, conclude il regista, che sono onorato di far parte di questa lista. I miei ricordi di questo festival sono cari.